Eccoci in onda, la puntata lunga 21:46, attraversando il racconto del paese e adesso entrando nel vivo del nostro duello. Da un lato il governatore Fedriga, dall'altro il sottosegretario Maglio Di Stefano e in mezzo il punto di partenza, quell'immagine molto dura, l'avete visto, Mondragone è diventata una località simbolo del conflitto politico, quella folla che ha impedito a Salvini a parlare, il dibattito che si è aperto dopo, giusto, legittimo, contestazione violenta. Guardate il nostro servizio e torniamo in studio. Benvenuto in provincia di Caserta al senatore Matteo Salvini. Il signori un tomo da coppa e basci. Basta. Che io abito là, vedi, sono una bambina, ho vergogna. Le cose sporche che fanno là. Voglio ad appoggiare se riesce ad avere l'alfabeta come lui. Non meritate di essere da sotto. Si sta allontanando all'interno della zona rossa perché i contestatori l'hanno inseguito fino a qui, lo vedete, cantano, gridano ancora. L'opportunità politica di fare un comizio ai margini di una ma non la decide lei l'opportunità, mi perdoni. La violenza non ha ammissibilità, certo, e non ha giustificazione, punto. All'interno della zona rossa Salvini si ferma a parlare con alcuni degli inquilini in quarantena. Abitiamo qua, terzo piano di questa palazza, abbiamo 8.000 euro affacciati. Hanno fatto un fascino, ma come si dice con sono cose. E non va bene. Qua tutto chiuso, c'è gente che deve andare a lavorare, si pagano i luci, si pagano le bollette, si pagano le tasse. Il motivo per cui sono venuto è questo. Dare voce agli inquilini per bene, ai cittadini per bene. Senatore, mi perdoni, un'altra cosa. Lei al momento sta dentro la zona rossa con la mascherina abbassata. È un buon segnale? Siamo della zona rossa. Così lui è contento. Non è il caso di cambiare modalità. Salvini se n'è andato perché non sapeva che cazzo dire. E allora, come avete visto, il nostro Alessio Schesari si trovava proprio lì e ha documentato e seguito in diretta quello che avete visto. Ha rischiato anche qualche colpo, Schesari. E allora però è abile, Schesari è abile. Però allora, Di Stefano, ripartiamo da lei. Questo che cos'è, secondo lei, un anticipo di quello che sarà questa campagna elettorale estiva che poi ci porterà alle elezioni regionali? Come legge quello che è avvenuto? Si sente di condannarlo? Parliamo in fondo del leader dell'opposizione. Mi auguro che non sia questo il tono che avrà la campagna elettorale, ci mancherebbe altro. La violenza, ma non ha espresso seppur verbale, a Salvini. La violenza, io oggi ho lavorato 11 ore e vedo queste immagini per la prima volta e credo che forse se anche Salvini anziché stare sempre in piazza, nei posti dove c'è sempre questo tipo di situazione, perché se la va a cercare quella situazione, non la risposta violenta, ci mancherebbe. Fosse ogni tanto in Senato, visto che ha l'11% di presenze, forse tutto questo non accadrebbe. Io credo che lui abbia sempre diritto di parlare, come tutti i politici in particolare. Lui è il leader del partito più grande in questo momento secondo i sondaggi, ma anche i cittadini hanno diritto di protestare e di contestare, specialmente un partito e una politica che non mi sembra che promuova la pace. È un politico e un partito che ha sempre dei toni molto accesi e onestamente da siciliano vi dico che il Meridione non ha mai dimenticato quella che era la campagna di Salvini della Lega Nord fino a qualche anno fa quando ha deciso di diventare nazionale. Userebbe le stesse parole che lei ha dosato se fosse stato un comizio di Di Maio interrotto a Ponte di Legno da un lancio di sassi? Ma io mi chiedo perché a Di Maio non succeda questo.
Perché evidentemente perché i toni di Di Maio non sono quelli di Salvini. Quindi chi semina vento raccoglie le bestie. Quello è un principio della vita. Ripeto, detto ciò, non si giustifica mai la violenza e far tacitare una persona tirandogli Federica, cose dietro. Ci dice mancherebbe altro. Di Stefano, diciamo con grande nettezza, come ha sentito, che insomma, la cifra del modo di far politica di Salvini è quel che conosciamo e questa è la e questo è quel che accade. Federica. Guardi, a me preoccupa molto quanto ha detto un membro del governo italiano. Non è una persona qualsiasi, è un sottosegretario del governo italiano che dice, ha ripetuto, chi semina vento raccoglie tempesta, ha detto questo è un principio della vita, non mi sto inventando, sto ripetendo quanto ha detto un sottosegretario di un governo di un paese democratico e ha sottolineato che Salvini di fatto se la cerca, perché ha detto a Di Maio non succeda, Salvini sì. Oh, è un dato questo. Perché adesso c'è un... No, mi scusi, il governo... Il governo. No, lei ha detto che Salvini se la cerca. No. Non è un dato, non è un dato. Ho appena non finito di parlare, non ho mai detto che Salvini se la cerca. Mi scusi. Il governo che comanda legittimamente, ovviamente, le forze dell'ordine e un rappresentante di questo governo dice che il principale leader dell'opposizione va appositamente per fare le provocazioni e le risposte è legittimo che mai detto questa cosa, la gente possa protestare. Anzi, ho detto che è fondamentale che ci sia libertà di espressione, specialmente per un politico che va in piazza. Facciamo finire Federica. Lei è abituato a dire tutto il contrario di tutto. No, guardi, l'ha appena detto lei. E la gente ne è testimone. Appunto. Lei ha detto che va apposta nei posti per provocare, lei ha detto che i cittadini questo hanno diritto a protestare. Sì. Lei ha detto che deve protestare, quindi di fatto a non far parlare, perché protestare non è andare... Sì, perché se lei legittima la protesta... Guardi, quando è più pericoloso parlando, che, più pericoloso che un presidente di regione pensi che andare in piazza sia qualcosa di strano, voglio dire. È un diritto dei cittadini. Ho capito bene il suo concetto di democrazia. Se almeno in questo concetto, che vedo molto stringato, probabilmente molto simile a quello venezuelano. Se lei mi permette, per favore, di finire perlomeno la frase, prego, penso Federica, che perlomeno certo. Questo all'opposizione sia concesso. Io dicevo che lei dica una cosa del genere è molto grave, perché la protesta, guardi, uno può andare in piazza, io sono convinto che quelle pacifiche possono fare chiunque, ma fare delle manifestazioni per impedire al principale leader, non dell'opposizione, ma al primo partito in taglio oltretutto, di poter esprimere un suo pensiero semplicemente perché non lo si condivide. O secondo lei, i modi in cui uno lo dice, chi lo decide? Il governo, se il modo va bene? No. Chi lo decide? Lei l'ha appena detto, no, perché a Di Maio non succede. No. E a Salvini sì. Ma questo è un dato. Il modo in cui lo dice, allora qualcuno è un dato ha diritto no? di protestare. Ma non solo. Non solo. Ricordiamo che queste proteste da chi arrivano? Arrivano da persone che non è il primo caso. Ci sono moltissimi casi... Basti vedere che ho visto il caso di una persona a parte di un centro sociale di Napoli, oltretutto che poco a che fare con il comune invece dove si teneva il comizio, continuano a commettere atti fuori dalla legalità. Oggi mi aspetterei da un rappresentante del governo che può contestare legittimamente le posizioni di Salvini. Figuriamoci, io sono contrario al pensiero unico, a differenza di quanto avviene in Venezuela. Sono contrario al pensiero unico. Scusate, qui dobbiamo esplicitare. Sì, Italia, Federica, però un attimo, spieghiamolo, se no non tutti lo capiscono. Una battuta sarcastica. Scusi un attimo, di Federica, che ricorda il fatto che in varie interviste Di Stefano ha espresso solidarietà con il governo del Venezuela. Come no, più volte. Questo non è mai successo, non troverete mai una mia intervista in cui esprimo solidarietà al governo del Venezuela, quindi no, non è questo, semplicemente Federica come? Sa Federica non ha nemmeno fatto, non me lo sono inventato, cercatela pure, se me la trovate la portate qui, ma non è che è una colpa perché io non esprimo solidarietà verso un governo, io esprimo contro un paese, allora no, a favore del Venezuela. Io esprimo il principio che non ci sia necessità di interferire sulle dinamiche di altri paesi, vale per il Venezuela, vale per la Russia, per gli Stati Uniti e per chiunque altro. La battuta del collega Federica era molto più, dal mio punto di vista, banalotta, perché si riferiva alle recenti fake news che sono circolate. La questione dei soldi. Allora, spieghiamo anche questa. È uscita una storia. Aspetti, Federica, perché non scusi, tutti... Ma io parlavo, Federica, le lascio subito la parola, perché, diciamo, il riferimento, se no, va esplicitato. Una inchiesta giornalistica fatta da un quotidiano spagnolo
ha parlato, senza poi fornire delle prove precise, questo bisogna anche dirlo, smentita come balla in 24 ore, di una valigetta che sarebbe stata di soldi, che sarebbe stata consegnata dal governo venezuelano per finanziare direttamente nelle mani di Casaleggio padre, per finanziare il Movimento 5 Stelle. Allora questo solo i nostri per servizi bisogna dire hanno stabilito che, diciamo, il documento una bufala conclamata in 24 ore. A me dispiace io facevo chiaramente un riferimento a un paese dittatoriale dove non c'è la libertà. Se dopo qualcuno ha la coda di paglia e pensa valigetta o non valigetta, non era il mio riferimento, infatti era totalmente fuori contesto. Mi riferivo a posizioni politiche che il Movimento 5 Stelle ha preso più volte, dove non hanno condannato esplicitamente, come hanno fatto la comunità internazionale occidentale in molti casi, il governo venezuelano. Rispondo su il Movimento 5 Stelle. Sinceramente io amo parlare dell'Italia. Se dovessi parlare delle alleanze della Lega in Europa, no, parleremmo di partiti nazisti praticamente. Quindi non scendiamo su questo campo che è veramente squallido. Mi scusi, voi avete preso posizioni pubbliche credo che a difesa ha parlato di quel anche governo. Mezz'ora, se mi lascia la parola un attimo, siamo tutti d'accordo. Dico semplicemente scusi, che è facilissimo. Allora, stiamo chiedendo a tutti solo come degli arbitri. Sì. Quale sarebbe un partito o un posizione filonaziste a cui la Lega è affiliata? La Lega è affiliata dalla Le Pen al partito di è Orban. È filonazista? Tutti. Beh, tutti, Orban è nel PPE tutti, però, Ma mi interessa quelle coalizioni. Cioè, no, lo dico sono, perché... Non, ma è il partito è di riferimento. Cioè, Orban è il partito di riferimento. Non dovrebbe stare. Io per carità, come lei sa, sono... Non ho nessuna molto simpatia da Orban. Infatti non direi mai che è nazista. Uno dei grandi problemi delle coalizioni europee è certo, che non rispecchiano davvero la varietà di partiti oggi esiste nello spettro parlamentare. Mi scusi, ma guardi... Quello che voglio dire scusi, io, ma c'è una cosa grave, Federica, perché sinceramente di parlare della manifestazione, di parlare della manifestazione di Salvini oggi a Mondragone non me ne può fregare di meno. Io quello che ho detto è rintracciabile in due minuti dalla regia. Ho detto che è sempre sbagliata la violenza, è sempre diritto di un leader politico parlare, è altrettanto un diritto dei cittadini manifestare. Questo è il mio pensiero. Strumentalizzatelo quanto vi pare, non mi interessa. Bene, piccolo passo avanti. Federica, la replica a Federica e poi andiamo subito al primo capitolo. Federica, io invito veramente ad avere un po' di cautela che il sottosegretario agli esteri del governo italiano dica che dei partiti che potranno non piacergli, ma presenti nel Parlamento europeo, democraticamente eletti, siano nazisti, mi domando, cioè come domani, se fossi anche uno Stato... Non democratici, No, sono nazisti. Allora, i partiti francesi, come la Le Pen, io se fossi Macron, anche se fosse la parte opposta, domani manderei una bella letterina al governo italiano che il sottosegretario agli esteri dice che un partito eletto democraticamente nel mio paese, anche se la pensi in modo diverso da me, è nazista. Orban... E quando PPE, mi arriva la letterina gli rispondiamo. Chi ha votato insieme a lei e il suo partito la Presidente della Commissione Europea, ricordiamo, è un nazista. Prendiamo atto, questo ministro un sottosegretario degli esteri. Io penso che siano dei problemi del governo, scusatemi. Lei ama fare dei voli pindarici che non sono usciti dalla mia bocca. Io ripeto le sue parole drammatiche. Ho detto che tra i partiti di riferimento della Lega, lo ripeto Federica, tra i partiti di riferimento della Lega sono partiti fascisti, nazisti. Questo ho detto, sì. Lo penso. Ha detto Le Pen e Orban, anche ricordato. Ho detto parlando dei partiti che si ispirano a principi di estrema destra, evidentemente ci sono Le Pen e Orban. Non mi dica che non è così, perché è così. Diciamo, fascisti, nazisti, allora, Davide, questo è molto interessante perché la fotografia di una divisione molto forte, che non era così forte, ed è quasi folle, ma va ricordato che... queste due forze sono state al governo insieme. Evidentemente dall'anno scorso un sentiero si è diviso in maniera ormai irrevocabile. David, vai tu. E allora la cosa che le volevo chiedere è proprio questa. Riguarda proprio il Movimento 5 Stelle, perché l'ha scritto bene oggi Antonio Pulito sul Corriere della Sera. Il passato che ferma il Movimento 5 Stelle. Una forza politica, dice Pulito, acefala, governata da una logica di veti reciproci che le rende impossibile... adeguare le proprie politiche ed avere un leader, un capo riconosciuto. Non vi manca un leader in questa fase? No, io credo che in realtà sia la nostra forza. Diceva Teresa poc'anzi, avete governato fino a poco tempo fa con la Lega. Un anno fa. Esattamente come oggi governiamo con una coalizione di quattro partiti ed esattamente come saranno tutti i prossimi governi, che ci sia il Movimento 5 Stelle o meno cambia poco, dal punto di vista di quello che succederà, ovvero coalizioni di governo che dovranno trovare l'accordo su ogni punto, come è normale che sia,
con la Lega tante cose non le condividevamo, abbiamo fatto tante cose buone dal mio punto di vista insieme, poi Salvini ha deciso di scappare, ma è storia ormai, sinceramente, che non mi appassiona nemmeno. Oggi con PD, Italia Viva e LeU tante cose non le condividiamo, ma io amo e mi appassiono parlare delle cose che invece facciamo e che abbiamo fatto, che sono quelle che funzionano, perché, ripeto, in questi 3 mesi di Covid abbiamo fatto misure per 85 miliardi, che sono l'equivalente di 2 manovre economiche intere, con risultati, dal mio punto di vista, contestabile, come ci vi pare. Ci dica 3 cose ottimo. Di cui va orgoglioso, perché lei ha detto, in questi mesi di Covid abbiamo fatto cose straordinarie. Parto per cuore da quella di cui mi sono occupato, il patto per l'export, ovvero un mega piano di aiuto alle imprese esportatrici da 1,4 miliardi che elimina per chi chiede un credito per andare all'estero a internazionalizzare, non a trasferire la produzione chiaramente, quindi a esportare, a vendere, toglie le garanzie, dà fondo perduto fino al 50% del fondo richiesto, fondamentale. Gli 80 miliardi da cui sono nati tutti i soldi a fondo perduto, oltre 200.000 richieste fino a 40.000 euro, questo erogati dal MISE, cioè norma fatta dal MISE è già in erogazione. Certo. E l'altra cosa, criticabile o meno, l'INPS in questo ultimo mese e mezzo ha gestito 12 milioni di pratiche, cioè quello che si gestisce mediamente in 5 anni. Quello grazie agli 80 miliardi che abbiamo messo ovviamente per poter aiutare i lavoratori molto in difficoltà. Chiaro. Federica, poi queste tante cose non ci vanno d'accordo. No, però ovvio. Queste 3 cose le riconosce come un importante lascito di un governo che lei non sostiene? Guardi, io quello che penso manchi è una. Io condivido quanto ho ascoltato prima Bersani. Io condivido una cosa di quanto ha detto Bersani prima. Ha detto il paese si riprende dando le garanzie sul lavoro. Per dare le garanzie sul lavoro serve un serio piano di industrializzazione o reindustrializzazione addirittura in certi casi di impresa, di tutela dell'impresa e soprattutto di attrazione di investimenti. Giusto. Cosa che purtroppo in questo momento non vedo una strategia nel medio lungo periodo, non c'è, malgrado le tante risorse, non c'è dubbio, è verissimo, hanno messo moltissime risorse. Io mi domando però qual è la strategia di lungo periodo? Io vedo per esempio, non so, i 3 miliardi ad Alitalia. Vedo i 3 miliardi all'Italia dove non si è avuto nemmeno il coraggio, per esempio, di cambiare seriamente la governance. È stato scelto un amministratore delegato che era quello che stava lì dal 2017, quando all'Italia oggettivamente non mi sembra che aveva fatto queste performance straordinarie. Si è tanto parlato, guardi, io contesto molto alcune scelte della Germania, ma sapete la Germania cosa ha fatto con Lufthansa? Non ha dato dei soldi, prendete e vediamo cosa succede. Lufthansa è un'impresa forte, ha dato 9 miliardi. Ebbene, 8 miliardi e 700 milioni, sì, ma forse non conosce come funziona, 8 miliardi e 700 milioni, no, sono di prestito con interesse che può arrivare fino al 9% rispetto agli anni. 300 milioni sono stati utilizzati per aumentare le quote di Lufthansa, dello Stato, comprate, sapete a quale cifra? Al 20% del valore di mercato. Non solo, Lufthansa così è andata al 20% delle quote e può arrivare su opzione del governo al 25, addirittura al 30%. Sapete perché? Perché al 25%, quando il socio che possiede il 25% può bloccare scalate ostili. Sì, però, quindi non ha regalato soldi, ha cercato di tutelare così. Quello mi sembra giusto o sbagliato che sia una strategia. Federica, lei ha perfettamente ragione e concordo anche i punti e virgola. Le sembrerà strano e non vorrei crearle un danno dicendo che sono assolutamente d'accordo con lei. C'è soltanto un dettaglio, che su Alitalia tutti i governi, diciamo dal 94 in poi, di centro, di destra e di sinistra, li ricordo ancora. Sì, hanno fatto qualunque cosa su Alitalia. Posso dirle, cioè, assolutamente. Questo lei purtroppo è scritto nella storia. Poi dopo nel merito su Lufthansa ha ragione. Io se posso rispondere a Federica veramente pacatamente. No, posso solo pacatamente e serenamente. Se no ci sorprende anche me, Parenzo, do ragione anch'io a lei. Ma questa non può essere la giustificazione per continuare a sbagliare. Esatto. Non può essere la giustificazione per continuare a sbagliare. No, per carità, adesso sto scherzando. Non può essere la giustificazione per continuare a sbagliare. Io credo che in questo momento, soprattutto con l'occasione della NewCo, c'era l'occasione di cambiare radicalmente la compagnia. Sì, ho paura chiaro. Che saranno gli mesi di 3 miliardi e fra 5 anni ci troveremo esattamente nella stessa situazione. Perché non c'è stato il coraggio, Federica, di dare un cambio radicale. Poi passo avanti. Federica, veramente con un senso anche di collaborazione. Lei sa che abbiamo lavorato come governo insieme alla conferenza delle regioni anche su quasi tutti i capitoli più importanti in questa emergenza Covid. Uno sul quale necessariamente si inizia a lavorare adesso con gli stati generali che ha fatto Conte è proprio quello di
come fai ripartire investimenti in Italia, tassello fondamentale. Io personalmente mi sto occupando di quello che viene chiamato il reshoring, ovvero come attrarre le imprese che torneranno dall'estero in Italia, perché oggi è quasi più conveniente rimanere qui con la situazione che si è creata. Su questo si apre una partita immensa, dove il lavoro, tra l'altro, è anche molto in mano alle regioni, perché Federica lei sa che sull'attrazione degli investimenti tanto fanno anche le normative regionali e tanto fa anche quanto le regioni interagiscono col governo, e gli stati generali servivano a quello. Capitolo all'Italia, mi lasci dire, è veramente un capitolo a parte, perché parliamo di qualcosa che va avanti da 30 anni, dove il nostro governo alla fine ci ha messo anche poco rispetto a quanto è stato fatto in passato a livello economico. La grande novità è che rispetto al passato si è fatta quantomeno una new company, quindi una nuova compagnia, parliamo semplice così si capisce ben facilmente, una nuova compagnia che possa davvero avere l'obiettivo di rilanciare la compagnia di bandiera italiana. Lufthansa è un altro argomento, e altri soldi, perché i 10 miliardi che ci ha messo la Germania, tra l'altro in consorzio, perché non è soltanto Germania, è una cifra che noi non abbiamo neanche immaginato ad oggi, perché prima vogliamo far ripartire l'azienda mettendo in ordine i conti e non solo, la struttura dell'azienda che era veramente malconcia. E ha ragione Parenzo, qua parliamo di qualcosa che dal 94... Almeno. Io almeno mi ricordo ancora i Capitani Coraggiosi, tutto quello che è seguito poi con l'Italia, un disastro totale. Federica, abbiamo chiesto a Di Stefano le tre cose che lo rendono più orgoglioso dell'operato del governo. A lei chiedo, quali sono le tre cose che lei considera più gravi fra quelle fatte dal governo? Nel lockdown, ovviamente. Beh, intanto io penso che sia stato un serio problema nella scelta, per esempio, di come è stato gestito il lockdown. E lo dico per esperienza diretta. Il governo ha iniziato non volendo chiudere, ha concluso volendo continuare a tenere chiuso tutto. Devo dire che c'è stato un grande impegno di tutte le regioni, anche di centrosinistra, non soltanto di centrodestra. È stata una collaborazione fra tutte le regioni che sono riuscite, diciamo, ad uscire da un loop di palazzo per tornare in un mondo concreto, dove prima era necessario, appunto, io ho chiuso con addirittura attacchi del governo che ho ricevuto, e abbiamo riaperto però tutti insieme come regioni, rischiando altrimenti di soffocare totalmente il sistema economico, ma devo dire anche sociale. Io continuavo a ripetere al governo, guardate che il problema è che la tenuta sociale non c'è più del paese, perché quando si prendono misure che sono al limite della Costituzione, o c'è un paese che viene dietro, i cittadini che condividono quella scelta, e nella prima fase del lockdown c'era questo, ma quando questo non c'è più, non si può continuare a chiudere a prescindere, perché l'alternativa è che la gente uscisse senza regole, non che la gente rimanesse a casa. Possiamo rispondere su questo? È molto borderline, perché è molto questo, forte . Questo attacco. No, è d'accordo o no? Io veramente non lo vivo neanche come un attacco, perché è una materia veramente molto complicata, cioè... Io ricordo perfettamente i primi giorni, la stessa opposizione, lo stesso Salvini diceva apriamo tutto, c'è un video dei primi giorni in cui diceva apriamo tutto, poi chiudiamo tutto, ma è normale, non lo dico neanche io come attacco, perché finché non capisci l'evoluzione del virus, non capisci nemmeno quanto sia fondamentale chiudere tutto oppure gradualmente. Quindi è chiaro che abbiamo dovuto lavorare un po' alla volta col comitato scientifico che ci diceva cosa fare. Prendere le misure. È altrettanto vero, Federica, che oggi siamo forse il paese che ne sta uscendo in modo strutturale prima degli altri. Perché la Germania, ad esempio, che ha riaperto un paio di settimane prima, ha di nuovo dei focolai molto importanti, ha chiuso località intere. Quindi, facendo tutti gli scongiuri del caso, io credo che l'Italia abbia invece fatto un lavoro molto responsabile, e io mi sento di dire che devo ringraziare i presidenti di regione, incluso Federica, perché poi le linee guida regionali le hanno fatte loro. E perché le hanno fatte loro? Perché è chiaro che ogni regione ha la sua peculiarità, soprattutto ha dei numeri totalmente differenti. Pensiamo alla Lombardia, al Veneto e alla... Assoluto. Però torniamo, le linee guida sono uguali, sono fatte fra tutte le regioni, non è che ognuna le sue peculiarità, le linee guida sono state fatte in tutte le regioni uguali, perché le abbiamo approvate alla conferenza. Ma dopo che avete dialogato tra di voi, detto per capire la linea giusta. Beh, è chiaro, sono tutte uguali, però non è una giustificazione per dialogare anche al governo, ma detto questo, il problema è un altro. Io capisco che, guardi, non sto dicendo che nessuno avesse la verità in tasca, in un virus che poco si conosceva, però se permette, adesso col senno di poi dire sì, ma io ricordo chiaramente quando io, Zaia, Fontana, Fugatti, avevamo detto mettiamo in quarantena le persone, non è che ci hanno detto sì, valutiamo la cosa, ci hanno dato dei razzisti, degli xenofobi, dei governatori leghisti intolleranti. Cioè, quindi io penso che un governo responsabile legittimamente può sbagliare in una situazione d'emergenza, altrettanto legittimamente deve riconoscere gli errori, perché qui abbiamo giocato veramente col fuoco. E quando si gioca col fuoco e noi eravamo in una situazione oggettivamente difficile, perché noi scoprivamo le cose molte volte, e può chiederlo penso
a tutti i rappresentanti del territorio dalle conferenze stampa delle 20:20 in diretta TG fatta dal Presidente del Consiglio. E questo è stato un problema. Dopo, guardi, io penso che su altre cose c'è stata una collaborazione costruttiva col governo. Anche adesso stiamo discutendo sui finanziamenti per le perdite delle regioni ed altro, non c'è dubbio. Penso che sicuramente anche noi governatori degli errori li abbiamo fatti, anzi più di uno, in un momento così difficile gli errori si possono fare. Credo altrettanto che qualcuno che si definisce infallibile sbaglia a farlo, perché chi governa in modo responsabile deve anche saper correggere gli errori e riconoscerli proprio per migliorare la risposta. Mi sento di dire che infallibile non si è dichiarato nessuno, Luca, per fortuna, se no l'avremmo internato probabilmente. Luca Sappino è, come avete visto nella nostra prima parte di trasmissione, in diretta da Palazzo Chigi, dove sta seguendo il vertice dei capi delegazione. Allora, un aggiornamento da Sappino e poi torniamo subito dai nostri ospiti. Luca. David, un vertice che dura ormai da quasi 4 ore. Ti faccio vedere Palazzo Chigi, infatti gli uffici sono tutti spenti, sono spente anche le stanze di Rocco Casalino. Le uniche luci accese sono quelle dove si sta svolgendo la riunione, che è allargata a capi delegazioni e gruppi parlamentari. In questo momento stanno discutendo sul ruolo dei commissari per le grandi opere strategiche. Italia Viva e 5 Stelle ne vogliono di più, con poteri più ampi, PD e LeU no. Ti volevo però aggiornare su il tema tenuto fuori dalla riunione, che siccome deve ricompattare il governo non era il caso di inserire il MES sul tavolo, diciamo, con i colleghi siamo qua sotto, però diciamo, il nostro lavoro è mettere in difficoltà, e a Davide Faraone, che di Italia Viva è il capogruppo al Senato, abbiamo chiesto cosa succederà il 15 luglio quando Conte andrà alle Camere, prima alla Camera e poi al Senato in vista del Consiglio europeo. Gli abbiamo chiesto se Italia Viva voterà delle risoluzioni delle opposizioni che magari conterranno il riferimento al MES. Lui ci ha detto: aspettiamo di vedere però cosa ci sarà scritto nella risoluzione di maggioranza, come a dire guardate che per noi non è affatto chiuso il tema, noi vogliamo un riferimento al MES nella risoluzione del governo in vista del Consiglio questo europeo. Questo Faraone di Italia allora Viva. È preziosa questa cronaca, perché questa, Di Stefano, no, è una grande notizia importante. Ma Di Stefano è il primo leader dei 5 Stelle che abbiamo da quando abbiamo iniziato la serie, e lui anche per competenza ci può spiegare questa posizione, cioè su questo rischia veramente di rompersi la maggioranza. Voi siete così intransigenti? No, non credo che rischi di rompersi la maggioranza. Non credo, bravo sto telese, cioè, davvero. Non credo, e anche Gualtieri ci hanno detto, non credo che la condizionalità sia la stessa dei trattati. Io dico soltanto una cosa, noi abbiamo sempre professato la logica del guardiamo le carte e valutiamo sulle carte, non sulle chiacchiere. Il MES è un trattato istitutivo, cioè è un trattato giuridico, con valenza giuridica, che ha delle clausole di ingresso e di uscita. Se queste clausole rimangono quelle che sono sempre state, per noi il MES è irricevibile. Gualtieri ha detto che le clausole sono cambiate. Ma io devo leggere il foglio. Io devo leggere il foglio dell'Unione Europea, non devo leggere le dichiarazioni quindi stampa. Quindi scusi Di Stefano, su questo ha ragione Salvini quando oggi dice, perché state dicendo la stessa cosa, le condizioni proposte sembrano innocue, ma i trattati e i regolamenti, dice Salvini, in particolare il cosiddetto CHUPEC del 2013, consentono di modificarle successivamente. Quindi su lei è d'accordo con l'obiezione di Salvini? Ma in realtà lo diciamo da mesi questa cosa. La base della nostra obiezione al MES è che il trattato o lo modifichi o è in vigore. E siccome il trattato prevede che vengano modificate le condizioni anche susseguentemente alla richiesta del prestito, perché quello è un prestito alla fine, noi diciamo abbiamo fatto una grande lotta in Europa per ottenere il recovery fund da 170 miliardi, ma perché dobbiamo stare a parlare del MES? Perché tant'è che negli altri ci vorrà più tempo per averli, ma non è assolutamente detto perché lo stesso Gualtieri ci ha quantificato, costa 500 milioni di euro in più. Lo stesso Gualtieri però ha detto che il recovery fund è ottenibile probabilmente già entro l'estate, quindi c'è una base di lavoro che abbiamo fatto e che va portata avanti. D'altronde, se in tutta Europa il MES non appassiona nessuno e se ne parla soltanto in Italia, un motivo c'è, che oggi è molto più conveniente il recovery fund, è molto più libero da vincoli che non abbiamo motivo di prenderci, che perché l'Italia è solida. No, che non appassiona nessuno non è vero, è che gli altri paesi si finanziano in modo diverso da noi sui mercati. E quindi, ma anche noi lo facciamo, altri, anche noi ci finanziamo sui mercati con ottimi risultati. Però per noi è meno conveniente. L'ho capito, Federica, ma siamo l'Italia, siamo la seconda economia d'Europa. Un duello, sentiamo Federica. Io su questo invece spero che il Movimento 5 Stelle mantenga una posizione, e questa posizione. Lo dico perché ha ragione Di Stefano quando dice che i trattati non sono modificati. Uno può scrivere la letterina, vogliamoci bene, non succederà niente, ma il trattato esiste ed è quello. Non solo, abbiamo visto oltretutto
che in alcune scelte europee a maggioranza hanno cambiato le regole in corsa, a maggioranza, non all'unanimità. E quindi sapete, quando si va ad esporre così tanto il paese, in un momento nel quale oltretutto c'è la Banca Centrale Europea che sta comprando moltissimi titoli dei diversi paesi, anche quello italiano, e i titoli della Banca Centrale Europea vengono depositati della Banca Centrale Italiana, che l'interesse ci viene restituito di quella parte là, ovviamente. Quindi quelli là, quella parte lì è interesse zero, perché ci ritorna in cassa, come Stato. Quindi io penso che la superficialità, devo dire, come quelli che sono i grandi competenti del paese, dicono prendete il MES senza pensarci, dopo io sono disposto a discutere, figuriamoci, io non penso che ci si possa essere ideologici. Però se si entra nel merito delle cose, io penso che invece uno dei dubbi debba averle anche forti. A proposito di questo, Federica, rimango ancora un istante su di lei, perché è sempre, come dire, dritto nella risposta. L'avevamo preparata in una grafica di ieri che ve l'abbiamo mandato, mandiamola oggi se possibile, la ripartizione per regioni di chi avrebbe diritto in base al fondo sanitario al MES. No, non c'è problema, con calma, se la trovate bene, altrimenti la dico a voce. 37 miliardi, i numeri ancora un po' me li ricordo, 37 miliardi, 6 sarebbero, in base a questa proiezione che ieri, grazie, vedi che lo ricordavo a memoria, 6 miliardi e 158 milioni sarebbero destinati alla Lombardia. E infatti proprio il governatore della Lombardia, Fontana, qualche tempo fa disse ma se questi ci sono e sono senza condizione, perché non prenderli? Disse il governatore che in base a questa proiezione ne sarebbe il maggior beneficiario. Gliela giro a lei, Federica, perché oggettivamente è una considerazione di uno che sta sul campo, Fontana, nonché esponente autorevole del suo partito. Sì, ma l'approvvigionamento finanziario, che può essere MES, può essere emissioni di titoli di Stato, può essere qualsiasi cosa, non è che se vado al MES ho i miliardi, se vado al mercato a vendere titoli di Stato non ho i miliardi. A me è arrivato, guardi, le faccio un altro esempio, che va alla stessa maniera. Se faccio 70, me l'ha mandato oltretutto il presidente della commissione bilancio, che della Lega, come sapete, ha fatto un esempio così anche per un po' smentire queste cose. Quanto vale se lo Stato mettesse 72 miliardi di BTP per la sanità? La Lombardia non avrebbe 6 miliardi, ne avrebbe 12. Il Veneto arriverebbe a raddoppiare, anche il Friuli-Venezia Giulia non avrebbe 700 e qualcosa milioni, avrebbe un miliardo e mezzo. Siamo d'accordo, basta, ho capito, ma il problema quindi non è se vado al MES o vado o BTP, è fare una scelta dove faccio l'approvvigionamento finanziario e dopo come decido. E se li ho subito o no? Questo è anche il grande tema. Se li ho subito o no? Non c'è dubbio che c'è un'emergenza, non penso solo in sanità, nell'avere risorse. Ma per questo ribadisco, ci sono diversi sistemi di approvvigionamento, le emissioni di titoli, anzi in questo momento c'è una grande richiesta di titoli italiani. Grazie a Federica, che le domande superano l'offerta. Grazie a Federica, che speriamo di riavere presto. Grazie a Di Stefano. Grazie a Di Stefano. Grazie a voi, buona serata.